Ciak che non serve. Milano è una città cara, lo sappiamo, l'ho sperimentato, piena di Milano. Ma proprio per questo, anzi questo è il motivo che ci ha spinto a pensare al video di oggi, cioè una ricetta che non ho assolutamente idea. Ingrediente principale: cipolle. Abbiamo anche mascalogna. Sempre dal video precedente. Non erano in un pacco così di carta. Un risotto comunque facciamo. Una roba da fuori sede, quindi. Sì, ma comunque gourmet. Cioè un po'. Ok. Un fuori sede imborghesito. Io un'idea ce l'ho. Voglio fare. Iniziamo con un brodo. Se facciamo un risotto ci serve un brodo. Facciamo un brodo di cipolla. Brodo di cipolla? Perché quello è esattamente la cosa che abbiamo. No, però facciamo con cognizione di causa. Quindi, scaloni e cipolla. Lui è nuovo, lo inauguriamo. No, scusa, fammi un attimo di sentire il suono. Senti che bello, infatti. Questa girata non è successa. Io tengo la buccia, tanto è un brodo, è un fondo, è ok. Se vabbè, c'è pelle così facile da togliere, la togliamo, se no, ripeto, come quando si fa il fondo bruno, si lasciano anche le bucce. Tutto fa brodo, no? Bravo! Bravissimo! Perché scusami, non stai piangendo? Ma perché il coltello è affilato? Se è affilato, non piangi. Oppure non hai emozioni. Quello sei tu. Olio. Ma per quante persone è questo riso? Giuseppe. Serve una pentola così rossa? Ma perché doveva fare il brodo? È poco tempo, si deve restringere. Allora, dentro le cipolle. Cioè, quindi una pentola più grossa più si restringe. È perché c'è più, sir, cioè più superficie. E va, non lo so. Sir, ho fatto il linguistico, cioè la fisica la sai tu. Allora, okay. Sempre lui, il gas. Voglio proprio abbrustolirle, ok? Se avessi un canel, sarebbe meglio quelle cose per sbrusciacchiare, tipo che si usa per la crème brûlée. Non ce l'abbiamo. Comunque tutti questi video sono un se avessi, non ce l'ho. No, devono proprio bruciarsi un po', eh? Le tue mani e le cipolle. Ma danno un po' di gusto, dato che non c'è altro. Vabbè, vedi, questo è buona colorazione. Ci piace. Manca un po' di più, eh? Voglio fare poi una riduzione con la foglia. Non è già troppo complicato. Fammi fare un check di cosa c'è in questa cucina. Vito apre il vino perché io non sono capace, 21 anni, ma non sono capace di usare gli alcolici. Cioè, non nemmeno io. Apri. Comunque non c'è neanche il tappo di sugo. Faccio delle mie cipolle. Intanto, allora, ok, questo è il livello di caramellizzazione che dobbiamo ottenere perché dobbiamo dare un po' di gusto. Questo è il fondo che vogliamo. Non andrà mai via dalla pentola. Da pulire. Pulizia. Alla fine secondo me questa cucina è 6 metri quadri, non 9. Ho detto 9 nello scorso video, ma secondo me 6. Non abbiamo del... Abbiamo del gin. Fai pensare. No. Non so. Allora. No, non apri il vermouth. Mi serve il vermouth. Alcolista? No, mi sono stati regalati, infatti sono chiusi. Ma secondo me è zuccheroso. Dai, apri. Apri. Eccolo, eccolo. Abbastava. Ah, questo, non è... questo dimostra che io non ho mai... Ok, ok, okay. Grazie. Grazie. Prego. Era acqua questo. Sì, sì. È di Torino, il vermouth. Perfetto. Allora, ben abbrustolite, deglassiamo. Ti piace questa mossa contro la coscia? Sì, mi dà un po' di... Aspetta. Quindi facciamo tirare bene. Avete presente il sushi che alcune tipologie hanno sopra questa cipolla croccante? Ecco, voglio fare una cosa del genere, però con lo scalogno. Facciamolo.
Ma quanto andiamo? Guarda, si è ben ristretto, perfetto. Qua si viaggia un po' troppo veloce. Quindi, odore dell'alcol andato via. Sta diventando un caramello. Aggiungo acqua. Ok. E adesso facciamo bollire. Comunque sto nascondendo bene l'idea. Il fatto che non ho assolutamente idea di cosa sto facendo, ma secondo me uscirà qualcosa di interessante. Sempre olio... noi che mangiamo a mezzanotte. Olio di semi. Che anche qui consiglio per lo spazio, l'altra volta vi ho detto questa chicca. Se hai lasciato un po' di spazio tra i pensili e il muro, può comunque diventare qualcosa di interessante. Ok, allora, scalogno. Poi invece il taglio. La ripresa non ancora fatta. No, il taglio è diverso, Chicco. Lo voglio fare proprio a lamelle. Allora, io vorrei avere una mandolina di quelle giapponesi che fanno e tagliano tutto. Ma ovviamente non ce l'ho. Questa dello scalogno croccante è una chicca che però svolta un sacco di piatti, secondo me. Scalogno nell'olio freddo e lo portiamo a temperatura con dentro lo scalogno, così lascia tutta la sua umidità e diventa mega croccante. Magari ne faccio un altro. Nel caso andasse male questa ricetta, ho comprato della scamorza. Grigliamo pane. Let's call it a day. Ok. Posso far notare una cosa? Il colore di questa, di questo brodino, che comunque è soddisfacente. Ma possiamo così mettere sul riso? Possiamo così mettere. No, facciamo un intervallo aperitivo. Per entrare nella parte. Comunque l'importante è girarle sempre fino a che vedi che sono croccanti. E sporcare qualcos'altro. Tirerò pure almeno ancora due pentole, sappi. Ti odio. No, questa la lavo. E l'altra no? Una morsina affumicata. Sai che senti un profumo pazzesco. Buona. Piastrata. Back blusta. Pane. Tac tac. E via la paura. Va, guardala che bella. La scamorzino. Guardala qua. Il trick, questo, tac tac, tac tac, tac tac. Io vorrei fare un applauso a lei. Mi sto agitando! Ok, il momento che comincia a andare tutto male, signori. No, ho fatto un applauso a chi ha installato quel gas là, perché ha messo tutti i pomelli in maniera che non ha minimamente senso. Oh raga, al pelo li abbiamo presi. Un pelo prima li dovete prendere, ok? Se ci sono, non capivo. Lo useremo comunque? Sì. Ok. Ora filtriamo il nostro brodo di cipolla. E questo è cipolla? No, queste ora si scartano, hanno dato tutto quello che potevano, povere ragazze. Guarda che bel fondino, adesso lo metto a palla. Vabbè, però io non capisco niente di sto gas. L'ha azzeccato? L'ha azzeccato. Pulisco la pentola e faccio qua il risotto. No, è impossibile. Giuro, sono bravissima, lo so. No, è impossibile pulire la pentola. Ok. Ma tu sei proprio... Ok. Quanta fame hai? Non tantissimo. Davvero? Non sono malato, eh. Io metto da subito un pizzico di sale così si attacca al chicco. Fase di tostatura, quando lo si tocca ed è rovente, allora è ben tostato. E io scelgo come riso, mi piace moltissimo il vialone nano, carnaroli va benissimo. Vialone nano? Sì, mi piace, è più amidoso e quindi ti dà dei risotti più cremosi. Adatto a risotti, cioè. Non ho inventato niente, non mi criticare. Questo gas non ha mai... Cioè, nella sua vita non ha mai visto tante pentole col pentolo. Esatto, quattro insieme non è mai successo. Il riso, dato che ho intenzione di fare questa riduzione che spinge a 1000, perché adesso poi ci aggiungo anche della salsa di soia, voglio lasciarlo bianco, quindi lo
porto a cottura lo sugo con un po' di vino e poi lo porto a cottura con acqua e poi lo mantichiamo classico. Questo è il suono, questo è il suono. Allora, vedete come comincia a essere bello sciropposo, quasi a velare il cucchiaio. Adesso lo bilanciamo, quindi soy sauce, anche questa poi riducendo fa dose, boh. Quanto è che riduce? Amo la salsa di soia! Secondo me va bene così. E poi una puntina di miele, che è quello che ci fa avere la glassa. Questo è... No, dai! Parmigiano, unico bene di lusso che abbiamo in questa casa. Voi direte, ma il parmigiano con la salsa di soia? In realtà sono due dei cibi più umami di sempre, quindi non è assolutamente strano farlo. Ogni volta che gratto del formaggio lo metto sempre su della carta Scottex, perché poi quando tu lo raccogli è facile e non fai casino ovunque. Perché io all'ordine, pulendo, ci tengo. Guarda com'è bollosa, bellissima, lucida, lucente, splendente. È pronta. Il riso secondo me è anche pronto. E butta io sto burro. Se c'è un po' di plastica ci piace. No, dai. Ah, quindi facciamo formaggio con un po' di riso? No, è la microplane che lo fa voluminoso, non è tanto formaggio, amo. Ovviamente mantechiamo fuori dal fuoco, quindi parmigiano. Mettiamone, vedi, non l'ho messo tutto, non l'ho messo tutto, burro. Ah, quindi è formaggio e burro con un po' di riso. Guarda come ce lo metto con soddisfazione. Lo copri, fai un attimino riposare, tranquillo, e lo mantechiamo. Possiamo far vedere la lucentezza di questa glassa? Onda! Io amo il riso! Qui impiattamento un po' così alla Carlona. Poi la riduzione. Oh, che bello! È bellissima. Viene da un piatto da fuori sede. Ma guarda che gli ingredienti sono poi quelli, eh! Siamo finiti da Carlo Cracco. Poi vabbè, sempre perché comunque la cucina di Cooker. Girl, io qua ho della polvere di pomodoro, che è extra, però anche questa comunque da profumo. Salvia poca perché questa è potente. E poi che ho frantumato le nostre cipolline croccanti. Buon appetito, amici. Sono poi, non era completo. Cipolle. Questa è riduzione. Ma questa è riduzione. Ma che capolavoro. No, mega buona. Mega buona. Dove vado, pizza con Ciao.